Oggi vi insegno come utilizzare questo attrezzo, chiamato anche comunemente Diamond Cutter. Si utilizza per realizzare il capitonné o l'effetto trapunta. Quindi oggi vi farò vedere come utilizzarlo al meglio senza problemi sulla copertura di un topper finto. Per prima cosa mettiamo un velo di gelatina tutto attorno al topper. Fatto questo, lo mettete da parte e prendete la pasta di zucchero. E datele già approssimativamente una forma rettangolare. Usate un po' di amido per far sì che la pasta non attacchi sulla superficie di lavoro e sul matterello. Estendetela. La pasta non deve essere sottilissima perché altrimenti lo strumento potrebbe tagliarla. Iniziamo il lavoro di impressione. Cominciamo a imprimere con lo strumento a trapuntatura. Poggiamo lo strumento sulla pasta e premendo leggermente su tutti i lati andiamo a creare la prima parte di impressione. Vi ripeto leggermente perché altrimenti potrebbe tagliare. Proseguiamo facendo coincidere il disegno sugli angolini. Poi tra un'aggiuntura e l'altra all'interno degli incroci, dei rombi, possiamo anche posizionare degli strass o delle perline. Continuiamo così fino ad esaurire la lunghezza della fascia, sempre andando molto leggermente, però con un po' di pressione, con la pressione giusta, in modo tale che il disegno si veda. Tagliamo a filo sul bordo esterno, facendo coincidere tutti gli angoli. Il lato più dritto è quello che dovrà coincidere con l'altezza del topper. Rifiniamo un lato volta terminato e rifinito tutto, capovolgiamo la pasta. Prendiamo il topper che avevamo in precedenza ingelatinato, lo poggiamo sul lato dritto, facendo coincidere il bordo con il bordo della pasta. E iniziamo ad attaccarlo. Per
tocchiamo il topper, facendo attenzione sempre a mantenere sul bordo. E lo solleviamo con un cutter, andiamo a tagliare sul retro la pasta e la chiudiamo. Con il cutter andiamo a tagliare l'eccesso di pasta. Eccolo qui, abbiamo praticamente rivestito perfettamente un topper con l'effetto trapunta. Poi a vostro piacimento potete con un puntino di gelatina applicare delle perline, degli strass eccetera, e rivestendo anche il sopra con un cerchio di pasta di zucchero avrete completato il lavoro. Grazie per aver visionato il mio video, e se volete potete anche condividerlo e iscrivervi al mio canale.